E dopo cos'è che c'è scritto? Insane sarà? Sì. Cos'è questo 3 item, 5 item? Reforge, le possiamo cambiare? No, questo qui sì. È il forge. Solo tu. Perché me lo fa? E questo? Infatti io, a me un po' di roba non c'è, non so cosa sta succedendo, io non ho un po' di roba in questo... Ma io in realtà vedo una chitarra che non mi fa far niente. Credo abbiamo questo. incontrato un desync. Qua non... Dici? E il reforge come funziona? Cambia 5 di quelle di quegli oggetti che ho io a caso? Sì. Il portale lo... Bah, non so se fidamente... Il portale di uscita io lo vedo qua. Che lo vedo qua io. Ma cos'è che ci posso comprare con queste... Non c'è niente? C'è lì, ci sono quegli oggetti... Questi ah, qua? Sì, questi. Non mi dici che cos'è? Lunar Bud. Bud cos'è? Uno che ci aiuta? No. Lunar Bud credo sia quel robo lì bianco... cioè, dov'è l'oggetto? Credo che si chiamano tutti Lunar Bud, controlli. Ah sì, due lunar, sono tutti uguali tranne quello. Provo a prendere questo, non so cos'è. Cos'è? FG of Grief. Guarda, te lo dico. Allora, cos'è che dice? Praticamente lascia un'effigie che... Praticamente cripples non è... blocca, no? Tipo quando intralcia tutti i nemici... E si può riprenderselo. Probabilmente li rallenta sul posto, una cosa del genere. Io un oggetto un po' di merda. Io prendo oro ogni volta che colpisco, ma perdo oro ogni volta che vengo colpito. Ok. Vabbè, non voglio riforgiare niente perché non c'ho paura. Usciamo da qua. Che tu lo vedi lì il portale, quindi? Cioè, qua in mezzo al nulla. Ah, vedi che in realtà le cose che prendiamo si sommano... È lì il portale? Lo vedi tu? Tu lo vedi qua? No, io non vedo niente lì. Vedo te, allora, basta. Vai dove lo vedi tu, allora. Perché io sono disincato. Io vedo il portale dove era prima. Puoi usarlo? Ok. Vedi? No, c'era un desync. Ok. Vabbè, perdoniamo di una cosa. Stiamo comunque potendo giocare lo stesso, quindi... Ok, quindi questo è il terzo mondo. Siamo nello stesso, se non siamo più disincati. Non ci sei? No, se non siamo più disincati, siamo per arrivare all'insane. Ah, insane. Ok, ho capito, sì. Il 6. No, non avevo capito insane. È qualcosa là? La rischio. Quanto dura quel teschio lì? Non gli faccio niente. Perché non gli faccio danni a sta gente? Ma che cosa sei? È una stronavigna comunque. Tutti questi qua? Tutti questi monoliti qua? Devo cercare di... Perché non impiegarci mezz'ora a tirare giù questo qua? Possiamo stare vicini che così facciamo un po' meglio, Mattia? Che danno, che male. Questa è una base aliena, diciamo. No, dico che se stiamo insieme facciamo meno fatica. Guarda quello il tizio lì. Una vita. Ho dietro, 18... attento, c'è un bisonte dietro. Là. E lo facciamo un bisonte un attimo. Anzi, non ce n'è solo uno. Adesso ho altamente paura di questa cosa che perdo soldi se mi vengo colpito, quindi... Mamma, che casino! Ma sai che mi sembra tosto questo. Ma più che altro non ci sono danni. Ma ci fossero i danni almeno. Non dobbiamo separarci però, perché sennò non siamo efficaci. Vedi che vengo da te. Aia! Cacchio!
Ho visto un 100 rotti di danni a botta. Siamo vicini, mi sembra importante e parte dello scopo del gioco quello di stare vicini. Hai per caso trovato il coso? No. Io in questo momento sto solo cercando di non essere colpito perché sono perdo soldi. Rimpiango al momento in cui ho comprato sta cosa. Qual era il pregio che non mi ricordo? Il pregio è che ho soldi da colpire. Aia, sono andato io, Aia, vaffan bagno, tronzo. Mi sa che la prima run finisce qua. Non voglio portare sfiga, ma comunque bisogna coordinarsi meglio. Mi domando cosa cambia se fossimo in 4, per esempio. Perché secondo me non cambia il numero di nemici o... Guarda, questo qua mi poteva curare questo fungo. Ci stavi vicino, chiaramente. Sì, ma devo rimanere fermo. E non posso rimanere fermo. Io che non devo essere colpito perché sennò perdo soldi. Non posso proprio rimanere fermo. Questo qua invece, la piede del porco, danneggia di più i nemici che sono sani. Perché sono abbastanza sani. Sani no, perché appena lo colpisci non è più sano. Eccolo riportare. Adesso un attimo riesco a fare un po' più di soldi. Per vedere se riesco a fare troppo salto. Ecco, già vedi, avere questo sarebbe stato buono. Cos'è? Ti ricarica lo scudo. Sì. Devo prendersi due, ma a questo punto mi sa che mi conviene. Ai. Niente, come niente, uno stronzo. Sessantacinque, fai. Alla fine è un gioco puramente action, praticamente. Vedi, sì. Dai, dammi qualcosa. Cos'è? Un fest, ma non mi fermo. Ma quanti ne puoi avere di questi oggetti? Infiniti, sembra. Sì. Quanti soldi ho perso? C'è il danno alla caduta, sì, mi pare di sì. Sì. Per questo ho usato il dodge prima di cadere, così. Io ho visto una specie di... Sì, io ho una specie di teletrasporto, un dodge. Questi fanno un botto di danno, questi li odio. Ah, interessante, come eroe il tuo. È un arciere alla fine. Sì, è un arciere. In pratica io adesso non sto mirando, c'è un block. Ho visto che c'è il cerchio. Sì. Invece che avere il mirino ho un lock. Che però è in certi casi un po'. Ma questo è un oggetto che hai raccolto? Cosa, il lock? No, è la mia skill, proprio così. Io proprio il lock. Beh, rispetto al soldatino base, al comando, mi sembra... Sì, è diciamo un po' più interessante del quello basilare, ma ormai... Cioè, in quasi tutti i giochi, quelli dopo sono sempre più interessanti di quelli principali. Di caso fanno diversi danni, più del mio mi sembra, ma però probabilmente appunto ha meno salute. Sì, io sono una spugna. Devi muoverti di più, il che lo rende anche più interessante appunto. Ma really? non vai a provare il boss? Sto provando di cercare un po' più di oggetti, come di... Ce n'è un sacco di oggetti. Sì, ma però... Non ci sono più droni, ho visto, mi sembra. No, i droni sono... No, vedi, c'è ancora la vita.
No, intendo in questi livelli, a parte quello iniziale, sembra che non ci siano droni. Ah no, è random, è random. Aia, aia. Mi servono sti soldi, io. Sono pericolosi quei laser lì, ho visto. Sono molto istantanei adesso. Rispetto sì. al primo livello. Conta che c'è un boss che ti locca con quello. Ti locca e l'unica cosa che ti fare. Sì, quello l'ho visto, è stato il primo che ho visto in assoluto, no. Devi trovare una. Devi trovare qualcosa da frapporre. Come no, dai. Qualcosa. Come no. Ti meno. Cioè, guarda, non ti meno. Dà niente. Hai offerto a. Tre volte di fila, ho perso. E non hai ottenuto nulla. Poi la musica si sta facendo più rilassante. Ma forse la musica, eh. Non il gioco. No, tu sei un stoppolo. Loccami quell'altro per favore, loccami quello. Perché non mi locchi quello? Guarda, retto io. Pensa che come attacca rapidamente adesso. Mi locchi la gente che voglio loccare io. Vedi che ti stavo dicendo. Fa che è un po' cagata. Sto autolock perché poi scegliere di mirare. Niente. Allora mi rischio qua. Oh, già vedi. Dai. Ecco, questa qua sì. Questa praticamente ogni volta che uccidi qualcuno c'è una sfera di cura intera, ecco quella, le palline là. Non è un dettaglio questo. Come dicevo, appunto, questo tipo di giochi qua conta moltissimo quello che droppa. Si basano. Io direi che si basa soprattutto su quello che droppa, cioè. Sì, purtroppo un po' meno forse sulla skill. Beh, un po' anche perché. Anche sì, ma se non ti droppa niente di. 30 cose non è. Sì, però. Fanno veramente una bella differenza, eh. Io mi arrendo. Sarebbe anche ora. Mi arrendo perché qua si può. In teoria stanno là per ora. In teoria lì sì, loro sono lenti, quindi. Se non spawnano altri come sto stronzo qua, sì. Ma no, sicuramente spawneranno altri. Non so se c'è una specie di counter, nel senso. Tot. Ce ne possono essere solo tot di nemici in un dato momento. Potrebbe essere. Io spero sia così, ma mi sa di no. Io prego sia così, ma. Magari fa. Devo spawnare quelli precedenti. Per poter far. Capito? Far venire dei nemici più vicini a te. Sempre per mantenere il numero, no? Perché se dico posso avere solo 50 nemici, i più vecchi li faccio uscire di scena, i più nuovi. Ah! Oh, Magma War! Ne sono due! Ne sono! Uno era abbastanza. Uno bastava. Non due. Mi è sorpresa veramente, il gioco non dovrebbe stare a 144 frame chiodati, ma così non è. Secondo me. No, adesso è perché fa più di 60 frame. Guarda quanti frame, quanti effetti c'hanno questi. No. Ma non è da adesso che rallenta. Perché stai andando incontro a loro? Perché sto scappando dai vermi. L'unico sposto era quello, dove andare. Il drone che spara non ce l'ho più. No, hai due di cura in teoria, che non so dove sono. Non lo so, vorrei tanto sapere. Ma sti vermi vengono o non vengono? No, restano sempre lì, credo.
No, no, ti dovrebbero seguire tecnicamente. Ti dovrebbero inseguire. Sì, sì. Ah, uno là, infatti, adesso. Aia! Che mi ha dato quella botta lì? Ce la, ti stava mirando, Da quello che ho visto c'avevi dietro un... Ah, dici? Sì, 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 sì. Eri... Eri sotto obiettivo. Oh, magari forse c'era un barile esplosivo, non so. Già, anch'io lo guardo con la coda dell'occhio, ma perlomeno mi sembra assolutamente così. No, Dio! No, 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 no. No, 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 adesso no. Adesso, qua che ci sono i barili e tutto, no, 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 no. Ha automaticamente bloccato... No, questi sono ancora attivi, però. Ma perché sono tutti golem? Ma perché il gioco mi vuole male? Tutti golem sono, sì, tutti golem, guardali. Occhio che sei un po' basso. Cos'è che gli hai fatto? Cosa gli sto facendo? Ho visto che sono andati giù tutti. No, è stata la mia ulti. È una specie di barricata di frecce, sì. No, la R. L'ho fatto sia Q che R. La Q fa critici, la R fa sta barricata di frecce. Ok, ok. Adesso guarda come dinamica. La musica è dinamica, io adoro quando le musiche sono dinamiche. Vedi, infatti lo dice. Entra nella zona di teleporto, che è al 16%, e sconfiggi il boss. Senti la musica adesso come un po'... Diciamo, sembra che la stai ascoltando tramite un altoparlante di qualcun altro, no? Mm-hmm. Quando io rientro qua... 19, 20... Si rimette la musica normale. Io adoro quando la musica è dinamica, perché... Sì, però adesso si usa ormai in quasi tutti i giochi, Non tutti i giochi è resa bene, ma... Però non dispiace. Potresti stare dentro per un pelo, perché non puoi stare dentro una... Ecco, c'è chi sta dentro lo stesso. Perché ho quello che mi sta su... Eccolo. Cioè, ecco perché non... Però non riesco neanche a colpirlo, perché non ho un lock. Non ho un lock. Non sono... Cioè, tu non puoi mirare con questo... No, io ho solo l'auto-aim. Ah, questo personaggio non sei tu. Non sei mai tu che miri. No, mai. Ah. Non l'avevo capita questa. E non... Boh. Mi lascio perplesso. Aia, però, su. No, no, no. Comunque là in alto c'è il tempo dalla run. Sapete che si usa questo termine di solito, no? Sarebbe la corsa, la partita sostanzialmente. Ma si chiama run in inglese perché appunto è solo un tentativo. Nel senso che poi se si muore, basta. Partita è finita, quindi fai una successiva run. È una sorta di corsa contro il tempo, letteralmente in questo caso. Ce ne sono tre! Ma uscito il terzo! No, non mi dire che si è alzata la difficoltà, quindi ne è spawnato un altro. No. I see you. No, no, difficoltà. Mi ha fatto l'infomanda. C'era impossible, I see you, si devono... Si sono impegnati a trovare i termini. Sì, però a un certo punto si sono arresi. Non so se ci arriviamo a quel punto, ma a un certo punto si sono arresi. Sì. A meno che non ti metti a fare come in Battlefield, che ti inventi il generale di ottavo livello. Quindi facevi ICU di ottavo livello. Comunque, cioè, impossibile I see you. Sostanzialmente questo vorrà dire che i nemici sanno sempre dove sei? No, 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 è una specie di tipo... È tipo come se ci sia qualcuno che ti dà una difficoltà. E
come se la difficoltà è stata... Cioè, c'è un demone che controlla la difficoltà e il demone ti sta dicendo ti vedo. E il prossimo cos'è? Ah, io sono... Sto arrivando. Com. Vedremo. Dai, anche se dai. È a metà. Metà tra tre, però. Ecco, questa cosa qua che non si può appunto restare, lo ripeto, l'abbiamo visto, è un po' un limite. Può essere che o lo cambieranno, oppure faranno quei game modifier che permetterà questo, cioè in teoria il gioco permetterà una personalizzazione delle varie run. Anche perché è una cosa conveniente, quindi... Magari avere solo nemici di un certo tipo, magari appunto avere qualche vita in più per personaggio, oppure appunto poter curare l'amico. Beh, in realtà, allora, le idee possono essere tantissime. Fa niente! Avevo un oggetto leggendario che mi ha restato! Ok. Grande Mattia, che ci hai fatto... Proprio sull'argomento, eravamo sull'argomento. Stavo per dirlo. Colpo di scena. Però adesso si muove. Forse era meglio. No, non è neanche un boss, è solo un mini boss che mi spawnato. Quell'altro. Vaffanbagno. Io pensavo mi fosse spawnato un altro boss. Ma la vita è per tutti quella, penso, no? Quella rossa sì, è per tutti. Un altro mini boss. Quindi ho due boss e due mini boss. Cacchio! Vabbè. Ok, sta venendo fuori I'm coming. Sarà I'm coming for you? Sto venendo per te. Sì. Vabbè, allora. Vabbè, ma tu l'hai già finito una volta, forse avevi già visto che c'era questo trend. E questo? E quello è un mini boss. Che non ci dovrebbe essere. Cos'è? Cos'è? Ah? Diventi un aspetto del ghiaccio. Come? Sì. Ma cosa vuol dire che diventi dell'aspetto del ghiaccio? Non so. Non mi dire che io adesso sto facendo danno di ghiaccio. È forse quello. Però è... Sì, sto facendo danno di ghiaccio ed è permanente. Non è tipo... No, usi Q e fai danno di ghiaccio. No, io faccio tutto danno di ghiaccio. Però non posso usare la Q. In pratica non ho la Q. Però okay. Contro uno di fuoco... Credo faccio più danno. In teoria. Quindi contro di questi dovrebbe andare bene. Se li riesco a mirare. Lo sto auto aim. Che non spari dove vuoi. Non... Mi sa che è una discriminante non da poco per me. Per scegliere questo personaggio. Dai che sei un terzo. Però uno lo stai tirando giù. Uno è così morto, sì. Quindi comunque sarebbe fuori dai piedi quantomeno uno, a meno che non salta fuori. Infatti, I'm coming for... Per me è davvero for you. Ah! Vuoi vedere che c'erano quei cazzo di barili che non li ho sparato? Io odio sta mappa che ci sono quei barili esplosivi del cavolo. Devo ricordarmi di togliere dalle scale. La prima run è finita. Nel mio caso... Per... Ok, aspetta un attimo, aspetta detto. Non far nulla, Nel mio caso sono sopravvissuto per 27 minuti. Ne ho uccisi 129 e sono morto una volta, chiaramente. Ho raccolto quasi 4.000 monete. E vabbè. E qua mi dice cosa ho sbloccato. Una... La foto di controllare anche le statue. Questa, ma è questo buggato, risulta come item che praticamente è sbloccata, quindi noi sblocchiamo anche gli oggetti giocando. Sì. Ok, quindi questo oggetto, siccome è uscito da quel tentativi falliti, d'ora in poi si troverà nel gioco. Idem questo, che è quello che facevamo insieme ai danni ai boss, anche questa l'abbiamo sbloccata, era una cosa nuova e d'ora in poi... Ah, e qua possiamo vedere invece Mattia. Mattia è sopravvissuto quei 12 minuti in più.
e 370 chi ha fatto più del doppio del morto due volte nel suo caso. 10.000 di danni si è preso, io 3.008. Ok. Ok. Direi che possiamo provare a fare una seconda run. Ci sei? Sì. La vuoi far facile? Almeno finiamola. Dai, facciamola facile stavolta. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah no, vabbè. Vedo da un'altra volta. In pratica ho sbloccato un altro personaggio. Hai sbloccato un altro personaggio? Quindi sei a 5, eh? Ecco, vedi, adesso c'è sto ponte qua che prima non c'è. Cambia. Sì. Allora, tecnicamente adesso le casse dovrebbero costare 20. Quindi si basta anche il prezzo delle casse. Ma i danni è sempre 11. Potevamo partire da 10. Ah, 10, 13. Ah no, cambia leggermente. Vabbè. No, adesso siamo appena di livello. Il livello comunque è globale, quindi. Ah, ok. Quindi è cooperativo, diciamo. Nel senso che in quel modo qui è cooperativo. Chi l'ha fatto non è importante. Chi ha fatto più danni non è importante, perché tutti si sale di livello a pari. È quello il senso della cosa. Sì. Non è una sfida chi sta a livello più alto. Chiaramente come gioco renderebbe di più anche in 4. Okay. Però dopo in 4 non so se ci sono più casse o ci sono di meno. No, ne ho idea, nemmeno io. Chiaramente. Quindi, niente, portale è ancora qua, il teleport. Vogliamo provare subito, cerchiamo i droni prima, perché no, abbiamo visto che i droni... No, oggetti, tu non hai un cavolo, cerca oggetti. Il gioco si basa per lo più su oggetti, quindi per favore cerca qualcosa di... Sì, 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 no, ho proposto, dicevo che però mi rendo conto che è meglio, anche perché abbiamo visto che i droni non c'erano tanto negli altri. Droni più che altro sì, sono un buon supporto, ma non sempre. Sì, ma sto dicendo che sostanzialmente l'ho visto principalmente qua, nella prima mappa. Posso e un pochino anche nella altre, seconda. Tutto random. Ce ne possono stare okay, niente qua. Poi bisogna qua conoscere e... gli oggetti, chiaramente, perché qua si possono comprare. Questo ha la possibilità di bloccare i danni che mi arrivano. Non è male. Quindi, come in Bind of Isaac, eccetera, chiaramente... Memorizzare che cosa facevano i vari oggetti non è un dettaglio, è una componente. Beh sì, perché se ti trovi davanti uno di quelli, perché devi scegliere, in certi casi devi scegliere, quindi devi ricordarti che cos'è, anche perché lui non te lo spiega lì. Vabbè, però è... un po' benevolente, nel senso che quando lo prendi ti dice comunque quello che fa. Una volta questo? Che l'hai preso però. Sì. Questo? E questo è appunto quel... Sostanzialmente questo. L'idea è che attraverso gli occhiali trovi il colpo critico. Cos'è che c'è? Io ho un oggetto leggendario che apparentemente ogni 10 secondi elettrifico gli nemici vicino a me. Può essere interessante. E se sono su easy sarebbe stato bello averlo su... Praticamente non ci sono nemici. Sì, infatti non ho soldi. Cioè...